Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo appuntamento di Teletaccuino. Voglio innanzitutto ringraziare Rob per la sua collaborazione. Oggi parleremo di un altro tassello della cultura italiana. Ha avuto inizio negli anni 50, 3 anni dopo la prima messa in onda del canale nazionale Rai, il primo canale. Ci ha fatto compagnia per ben 20 anni, conquistando l'attenzione di milioni di telespettatori. Il suo nome? Carosello. Quindi io vi lascio alla visione del video e vi do appuntamento al prossimo. Ciao a tutti, alla prossima. Gennaio 1954, una data storica per la cultura italiana. Quella fredda domenica, preceduta da 5 anni di sperimentazione a Torino e altri 2 a Milano, la Rai, Radio Televisione Italiana, compie il suo debutto ufficiale, venendo inaugurata contemporaneamente nelle 3 principali metropoli d'Italia. 7 trasmettitori. 4 annunciatrici, prima fra tutte Fulvia Colombo, e 90 abbonati hanno dato inizio all'avventura televisiva italiana. In pochissimo tempo si sono incrementati gli abbonati e 3 anni più tardi viene mandata in onda la prima puntata del celeberrimo contenitore di pubblicità Made in Rai che tutti ricordiamo come Carosello. Chi di voi non se lo ricorda o non si ricorda il celebre slogan che per oltre 20 anni ha accompagnato le famiglie italiane in un immancabile appuntamento televisivo? Beh, se non lo ricordate, vi rinfresco la memoria con questa frase, a letto dopo Carosello. La trasmissione, che ha visto il suo debutto nel 57, aveva inizialmente una durata di circa 10 minuti, con 4 diversi spezzoni. Regola fondamentale di ogni spezzone, la distinzione tra il pezzo e il codino, ovvero il testo da raccontare e il messaggio pubblicitario. 1 minuto e 45 la durata del pezzo, 30 secondi quella pubblicitaria. Fu un successo immediato che quasi sicuramente i nostri genitori o nonni ci potranno raccontare. Il boom fece sì che dopo pochissimi anni la durata della trasmissione raggiunse i magici 30 minuti, lanciando negli anni 60 alcuni personaggi ancora famosi nel nostro immaginario collettivo, primo fra tutti Calimero, il Pulcino Nero, oltre a Topo Gigio, il testimonial dei Biscotti Pavesini e la coppia Lavazza, Carmen Sita e Caballero. Ed eccoci nel 1977, si è chiuso un ciclo, 20 anni di Carosello e Stock, sono le parole pronunciate da Raffaella Carrà nell'ultimissima puntata di Carosello. Il 6 maggio 2013 la Rai ha provato a far ripartire Carosello. Nella prima puntata in onda il 6 maggio, appunto, dopo il telegiornale, circa alle 21, il nuovo Carosello, con una grafica stilizzata, rimodernata e una sigla rimodernata, è iniziata con i vecchi spot pubblicitari di Joe Condor. L'operazione fu denominata Carosello Reloaded ed era integrata con i social, con Facebook, Twitter, Instagram. Nonostante questi ammodernamenti, è risultato un flop. Gli spot al suo interno erano troppo simili agli spot della normale programmazione giornaliera delle reti e sono state poche le aziende che si sono volute avventurare in questa nuova forma di pubblicità. Insomma, l'originale è un'altra cosa. Gli attori che sono passati per Carosello sono veramente tantissimi. Ne ricordiamo alcuni: Gianni Agus, Giorgio Albertazzi, poi abbiamo Carol André, Josephine Baquet, Totò, il grande Totò. Anche cantanti come per esempio Fred Bongusto, registi come Gianni Boncompagni, anche dei gruppi comici come per esempio i Brutus, poi altri attori come per esempio Adolfo Celi, Enzo Cerusico, Caterina Caselli, un'altra cantante, Paolo Ferrari,
E l'elenco prosegue con Carlo Croccolo, Tony Dallara, Wilma De Angelis, il grande Peppino De Filippo, Nino Ferrer, Pippo Franco, Rosanna Fratello, Enzo Garinei, Carlo e Aldo Giuffrè, Ubaldo Lai, Philippe Leroy, Nanni Loi, Don Lurio, il grande Nino Manfredi, il fantastico Corrado, The Voice Italiana, Mina, Minni Minoprio, Gianni Morandi, Ugo Pagliai, Paolo Panelli, addirittura Pelé, Raffaele Pisu, Massimo Ranieri, Mario Riva, Enza Sampò, Delia Scala, Enrico Simonetti, Umberto Smaila, Paolo Stoppa, Nino Taranto, Fabio Testi, Aroldo Thieri, Enzo Tortora, Franca Valeri, Ornella Vanoni, Edoardo Vianello, Teo Teocoli, Raffaella Carrà. We'll be right back.